È possibile diminuire il ping, ottimizzare il ping su tutti i giochi grazie al programma Gear Up Booster. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link per scaricare così il programma sia per Windows, funziona anche per mobile e per le console. Quindi in questo caso come fare? Scarichi così il programma, esce così il setup, installi così il setup sul tuo sistema, accedi con un account, qualsiasi account Google o ti registri, ed eccolo qua. E questo programma ti boosta il ping sul gioco, quindi in questo caso Counter Strike, Rust, Dead by Daylight. Ovviamente io ho la licenza, bisogna comprarlo se ti piace e se ti fa comodo puoi comprare così la licenza e l'abbonamento. Quindi in questo caso io adesso vado così a boostare Counter Strike 2 e me lo riduce a 27 ping. Posso fare la stessa cosa anche con Rust, quindi in questo caso scelgo così il server, metto il server Europa e adesso ti faccio vedere a quanti ping. Eccolo qua. Me lo riduce sui 24 ping, 27 ping sempre grazie al programma, a differenza dei 60, 70 ping oppure 80, 100 ping che fai senza il programma o senza il cavo Ethernet. Io avendo la fibra ultra, cavo Ethernet più il programma, 100 fino ai 25, ma anche sotto i 25 ping. Quindi per farti un esempio andiamo direttamente su Counter Strike, eccolo qua, e adesso ti faccio vedere i miei ping qua sopra. Ed eccolo qua. 26 ping, quello sono io, 26 ping su Counter Strike e ovviamente senza il programma me lo fa sui 38 ping. Sempre grazie al programma, te lo consiglio veramente di scaricarlo, usare, comprare l'abbonamento se ti piace e giocare al meglio ottimizzando i ping grazie al programma Gear Up Booster. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. L'account è questo, io ho la licenza, è facilissimo da usare, tu prendi i due giochi, te li metti qua dentro, li puoi boostare, ottimizzare il ping e hai fatto, non ci vuole niente. Quindi se questo video è stato utilissimo su come ottimizzare il ping, perché io ho provato tantissimi programmi e i migliori sono sempre a pagamento, però te lo consiglio. Se hai la fibra, un cavo Ethernet e vuoi usare un programma, però devi comprarlo, ti può anche ridurre il ping fino a 10 ping, 9 ping. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!